Dobbiamo chiudere quella porta, altrimenti non vinciamo più. Luciano Campitelli sottolinea più volte il fatto che bisogna guardare al futuro e non pensare più al recente passato, ma soprattutto vuole fornire alla città e alla tifoseria una certezza. Il Teramo andrà avanti con Luciano Campitelli ed Ercole Cimini al suo fianco. Per il momento nessun amministratore delegato e nessuna nuova carica o figura in società, solo un nuovo consiglio di amministrazione di cui lo stesso Campitelli sarà presidente. Innanzitutto Campitelli presidente, può darsi che resterà tale anche perché noi da lunedì rifaremo quello che dovevamo fare perché non Alconi, perché non erano ancora state, il verdetto non è stato ancora messo a punto. Tutti di noi possono sbagliare, sicuramente qualcuno ha sbagliato, io in primis ho sbagliato, assumiamoci tutte le nostre responsabilità, ripartiamo con grande determinazione. Il futuro si chiama Vincenzo Vivarini come allenatore e direttore sportivo invece? Direttore sportivo, questo lo posso dire, sarà Gianluca Scacchioni, perché lui è il direttore generale e prenderà in questa prima fase anche la parte del direttore sportivo, perché noi vogliamo fare qualcosa di nuovo. Immancabile qualche attimo di commozione al momento dei ringraziamenti, ma le idee del presidente sono ben chiare, soprattutto quando si parla della squadra e del futuro. Noi la squadra come l'abbiamo fatta è una squadra competitiva, poi può vincere, può arrivare sesta, può arrivare quinta, può arrivare, ma anche loro, lo dico qui, i giocatori devono pensare che l'anno scorso per loro non esiste più, devono ripartire con la determinazione di come hanno fatto l'anno scorso e da lì ripartire e vincere partite dopo partite per poter arrivare dove noi vogliamo arrivare. Qualche chicca di mercato, Alfredo, purtroppo a noi ci mancano due gli attaccanti, lei ha avuto sempre grandi attaccanti. Noi un attaccante di valore da Silva ce lo abbiamo ed è molto molto forte. Per quanto riguarda la Padula, noi col Pescara stiamo parlando. Il Pescara in questo momento ci è stato vicino, arriveranno dal Pescara tre giovani importantissimi e bravissimi che si aggregheranno a noi da lunedì. Vitturini è uno di quello che quindi loro domani hanno 10 squalificati e quindi non sono potuti venire prima. Io voglio due punte fortissime perché fino adesso i campionati li ho vinti per le punte forti che noi avevamo avuto.